Buongiorno e bentrovati al novello appuntamento con la storia della musica. Io sono il Mastro e con questo video vorrei introdurvi un progetto fantasioso e titanico, ovvero la narrazione di ciò che realmente sappiamo sulla storia della musica. Non sarà un percorso semplice, ma cercherò di offrire gli spunti più accattivanti, più straordinariamente affascinanti di questo infinito mosaico sonoro. L'aspetto tuttavia più problematico, più difficile da capire, è da dove e da quando partire. Grazie a tale quesito vorrei offrirvi un gustoso assaggio attraverso questo breve, succulento episodio. Ma lo avrete capito, per un viaggio del genere ci vuole la giusta partenza, il giusto brivido d'avventura, per cui sigla. Se in questo momento vi chiedessi di collocarmi Shakespeare, Michelangelo, Dante Alighieri o Kant, sono sicuro che ognuna e ognuno di voi riuscirebbe a fornirmi una risposta. Non necessariamente approfondita, eh? Ma i programmi, anche solo delle superiori, ci forniscono queste risposte. Se invece ponessi le medesime questioni, prendendo, che ne so, Vivaldi, Mozart, Monteverdi o Mahler, qualche tentennamento in più probabilmente lo faremmo tutti. Questo è dovuto alla completa assenza di storia della musica nella nostra formazione. Ma qui sorge spontanea una domanda. Gli autori che ho nominato sono gli unici meritevoli di questa storia? Ma soprattutto, qual è il nesso tra l'impetuosa, tirannica storia musicale europea e le sonorità che ascoltiamo oggi? Secondo voi è corretto dire, una volta avevamo Beethoven, adesso abbiamo Sfera e basta? Io sono convinto che ciò sia troppo riduttivo e fuorviante. Ma come vedete, intervistare la storia della musica implica una moltitudine di interrogativi. Ciò che cercherò di portare qui sono proprio alcune delle domande più affascinanti che riguardano le nostre società sonore. Ma prima di continuare, visto che ci troviamo sul canale di Music Off, lasciatemi ringraziare vivamente Thomas e Salvatore, i quali mi hanno concesso questo spazio così importante, periglioso e scottante. Un ringraziamento del tutto speciale va anche a quel chitarrista portentoso, fenomenale, che è Diego Budicin, il quale ha notato la mia losca attività nel canale Mastro Elia. Quindi, insomma, grazie veramente. Comunque, torniamo alle nostre ciclopiche domande. La musica, per come la conosciamo, ha una codifica del tutto umana. Attenzione, non sto dicendo che gli animali non producano suoni o non li riconoscano del tutto, ma il senso di struttura, di forme, di storia, di analisi è una proprietà squisitamente nostra. Per cui il mio compito sarà quello di andare a rintracciare caratteri, elementi, parallelismi tra le infinite musiche di cui possiamo raccontare qualcosa. Voglio essere molto chiaro in questo. Sono laureato in musicologia. Seguo da tempo pubblicazioni e confronti tra le musiche e la sua storia. Mi interrogo spesso su nessi e consuetudini di queste vicende. Tuttavia, ciò non fa di me un musicologo professionista. Il sapere in questo campo è una questione parecchio seria, complessa. Non basta la passione. Tuttavia, come avrete capito, questi studi sono spesso troppo relegati nell'ambito universitario. Per cui ho deciso comunque di portarli qui, raccontarli, divulgarli nella maniera più precisa e attenta, ma allo stesso tempo piacevole e leggera. Insomma, ci mancherebbe solo che vi venga a fare la lezioncina. Ciò mi porta inevitabilmente al nucleo di questo mio intervento, di questa presentazione. Storia della musica. Da dove e da quando partire? La domanda forse vi sembrerà semplicissima, ma non lo è affatto. La scelta presuppone delle rinunce e in qualche misura una sorta di gerarchia. Prendiamo la larga, cheat. Guardate qui, nel territorio che oggi chiamiamo Slovenia è stato ritrovato questo frammento animale, probabilmente di orso, un femore. Bene, questo è visibilmente uno strumento, un aerofono. Lo riconduciamo tranquillamente ad un condotto con dei fori. Insomma, una sorta di flauto. Bene, viene fatto risalire all'epoca paleolitica, il che è veramente straordinario. Pensateci, potrebbe essere stato suonato addirittura da dei Neanderthal. L'incredibile ed affascinante mondo sonoro che precede i primi stanziamenti, le prime civiltà, è estremamente allettante, ma renderebbe, a mio avviso, parecchio tortuoso e maledettamente complicato il cammino. Ecco, qui con me ho parecchi libri di storia della musica, tutti testi attentissimi, critici, pieni di fonti, che pian piano vi presenterò. Bene, tutte queste edizioni evitano di raccontare quello sconfinato mondo sonoro che riguarda il paleolitico o persino il neolitico. Questo perché da tradizione occidentale ci siamo sempre concentrati maggiormente sulla storia della scrittura musicale.
Per questo motivo la maggior parte dei testi che possiedo partono proprio dall'antica Grecia. Cultura strepitosa, variegata e profondamente musicale. Popolazioni che hanno inventato, codificato una notazione musicale. Notazione non certo diffusa come quella che usiamo oggi, ma ciò, anche un po' come culla di un canone occidentale, viene presa come base, come partenza di questo tortuoso percorso. Io ho deciso serenamente di affrontare questo selciato partendo proprio dalla Grecia. Ma come? Fai tutto il fricchettone, tutto il misterioso e poi mi parti proprio dal classicismo, proprio dall'antica Grecia? No, vabbè, che c'entra, non è che voglio fare il purista o il classico borghese da salotto. Si vede che non conosci bene l'antica Grecia. Piuttosto perché per imparare a smontare e rimontare le proprie idee, le proprie categorie, bisogna conoscere profondamente ciò che le ha generate. Vedrete che sarà qualcosa di interessante e per qualche misteriosa ragione sarà anche oltremodo attuale e moderno. Ma allora tutto ciò che precede i greci? E in Cina come pensavano la musica nello stesso periodo? E nelle Americhe? Beh, se pensate che queste domande non mi interessano, vi sbagliate. Non temete, arriveranno approfondimenti, riletture, svariate curiosità anche da questi mondi. Tutto ciò però, ed è molto importante, sarà sempre supportato da molteplici fonti. Ed è anche il motivo per cui ho deciso di intraprendere un cammino maggiormente sicuro, sostenuto, preceduto da numerosissime righe di erudizione. Per qualsiasi domanda diretta o approfondimento cercate il mio canale qui su YouTube o altrimenti insomma i social soliti. Rimango a disposizione quando possibile. Vi lascerò sempre una folta bibliografia e degli articoli per approfondire. Nel caso qualcuno avesse il desiderio o la curiosità di acquistare uno dei testi da me elencati, mi chiede informazioni senza problemi. Dipende sempre da ciò che cercate. Spero che siate gasati almeno quanto me, perché ci aspetta un viaggio periglioso, pieno di piacevoli scoperte e, perché no, anche inaspettate conferme. Cercherò di offrirvi, finché possibile, ogni settimana un nuovo video con annesso un articolo e ovviamente questo lo troverete sempre sul sito di MusicOff. Fatemi sapere se vi piace ciò che sto facendo. Nel frattempo, un saluto. Alla prossima!